Buonasera da Fabio Pasini, benvenuti al TG Nord. Apriamo l'edizione di oggi, la prima di questa settimana, con l'importante evento che si è svolto ieri alla Villa Reale di Monza verso Expo 2015, un appuntamento molto atteso voluto dal Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni alla presenza delle principali autorità dello Stato e degli enti locali, oltre che naturalmente dei soggetti coinvolti in Expo. Facciamo il punto della situazione nel nostro primo servizio. L'Expo è un grande cantiere, questa villa che abbiamo eletto come sede di rappresentanza dell'Esposizione Universale è un po' la metafora del grande lavoro che ci attende, colmare alcuni ritardi accumulati e completare i lavori entro i tempi previsti. Ha esordito così il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni intervenendo a Verso l'Expo 2015, evento che si è svolto presso la Villa Reale di Monza e voluto dallo stesso governatore per promuovere i contenuti dell'esposizione, ragione per cui da settembre partirà il World Expo Tour. La giornata è iniziato con un tavolo di lavoro dedicato alla lotta alla contraffazione alimentare ed è proseguita con i discorsi dei rappresentanti istituzionali conclusi dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha parlato di Expo come opportunità per un nuovo sviluppo del Paese e ha rimarcato il significato del fatto che la scelta e l'impegno verso la manifestazione non abbiano mai subito contraccolpi nonostante il cambiamento del contesto politico, le tensioni e i fattori di instabilità. L'Expo deve far uscire l'Italia da una cappa di sottovalutazione e autolesionismo, ha ammonito il Premier Enrico Letta, sottolineando che in coincidenza con la presidenza italiana del semestre europeo dal luglio 2014, l'ASEM, ossia il vertice Asia-Europa, si terrà proprio a Milano e non a Bruxelles come di consueto. In un videomessaggio, il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha ricordato che l'Expo sarà importante per promuovere i valori dell'Unione europea e per unire le forze per affrontare la povertà e le crisi alimentari. All'interno di Expo, ha aggiunto il vicepresidente della Commissione Antonio Tajani, sarà allestita un'esposizione interattiva per illustrare le modalità di applicazione delle tecnologie legate allo spazio. Inoltre, per agevolare i flussi turistici, entro fine anno sarà rivisto il codice europeo dei visti. Innovazione, giovani, start-up e antichi mestieri invece saranno i protagonisti del Padiglione Italia, ha detto il presidente Diana Bracco. Sul fronte dei paesi partecipanti, intanto, obiettivo raggiunto e superato, ha detto il commissario unico Giuseppe Sala, annunciando l'adesione del 130° paese, la Grecia, e del 131° il Burundi. L'Expo non deve restare nella memoria per straordinari manufatti o faraoniche costruzioni, ha puntualizzato il presidente Maroni. Se vuole lasciare un messaggio chiaro al mondo, propongo che dal nostro territorio venga lanciata una battaglia per la food safety contro la contraffazione alimentare.